Non faccio nomi e cognomi, ma buon Dio Silvio Berlusconi. E gli voto un pezzo di legge elettorale. E gli voto un pezzo di riforma del Senato. Poi vai a leggere cosa c'è scritto nella riforma del titolo quinto, che tutte le scelte economiche, tutte, quelle di Albino, quelle di Almenno, quelle di Milano, di Torino, di Genova, di Brescia e di Bologna, tutto torna nelle mani dello Stato. Tutto deve ripassare da Roma. E allora non puoi dirmi, Silvio Berlusconi, facciamo delle battaglie insieme e poi votare delle porcherie del genere. Quindi o ti chiarisci le idee, oppure noi andiamo avanti tranquillamente da soli per la nostra strada. Non abbiamo paura di niente e di nessuno. Perché non vogliamo ricommettere gli errori del passato. Quando abbiamo fatto i donatori di sangue, e lo dico da socio Avis, per i fini, per i casini, no. Non mi interessa vincere a tutti i costi, mi interessa avere un progetto coerente e una squadra coerente e le idee chiare. Se poi vinco, vinco con le mie idee e applico le mie idee, altrimenti gli italiani si ciuccino altri 20 anni di Renzi, andremo tutti in Australia con Natasha, che è un paese un pochino più civile. Non voglio più annacquare nulla, non mi interessa annacquare nulla.